Grande successo per la terza edizione della Straquasar, gara podistica con partenza ed arrivo al Quasar Village di Corciano, che ha visto partecipare oltre 400 podisti giunti non solo dall'Umbria. Ottima l'organizzazione curata nei dettagli dalle società Lunatici LRA Corciano e CDP Atletica Perugia, insieme a Quasar e Archis, con il supporto fondamentale della Polizia Municipale, i cui uomini hanno garantito le necessarie norme di sicurezza per i partecipanti. Veramente un grandissimo successo, al di sopra di ogni nostra aspettativa. Abbiamo avuto oltre 400 partecipanti alla gara competitiva e oltre 200 bambini con le insegnanti, con le famiglie e chiaramente con gli animali domestici per la passeggiata. Siamo felicissimi, un dono del cielo questa magnifica giornata. È bellissimo stare insieme e condividere questi momenti di vita e di benessere. Abbiamo organizzato il villaggio della prevenzione, dello sport e della solidarietà appunto nel contesto della Straquasar, proprio per lanciare il messaggio che stare bene insieme è fondamentale per la nostra vita. Il successo finale è andato ad un eccezionale Simon Kibet, Loitaniang, runner keniano della TX Fitness, che ha staccato gli avversari sin dalle prime battute degli 11 km del nuovo percorso, che, percorrendo la strada della Chiugina, ha toccato poi Solomeo e San Mariano. Il vincitore ha staccato progressivamente Murad Aibel dell'Atletica Policiano, che alla lunga ha puntato a difendere la piazza d'onore dal ritorno di Daniele Petrini dell'Atletic Terni, giunto terzo. Tra le donne, altrettanto netto il successo di Silvia Tamburi dell'Avis Perugia, che ha preceduto Giulia Francario, ex azzurra, che è tornata a gareggiare dopo una lunga assenza, mostrandosi in grande spolvero. Terza, Paola Garinei, che si è rimposta nella passata edizione. Il percorso, posso dire, c'era un po' di salite, quindi faticato un po'. Io sono soddisfatto perché ho vinto, quindi io sono molto contento. Io sono contento a questa organizzazione che ha organizzato la gara e poi ringrazio anche il mio allenatore con tutti i miei membri del gruppo. La gara l'ho fatta bene, non mi aspettavo, nel senso sono contentissima perché sono partita cauta e sono riuscita a fare una gara accorta, quindi senza mai calare, e ho affrontato l'ultima salita in maniera buona e sono arrivata al traguardo senza perdere molto, quindi ho fatto una gara al ritmo, quello che potevo fare l'ho fatto oggi, un ritmo buono. Oltre 700 invece i partecipanti alla passeggiata di 3 km dedicata alla memoria di Leonardo Cenci a favore di Avanti Tutta Ollus, aperta anche ai cani attraversando il villaggio dei Tigli. Alla fine c'è stata la premiazione per tutte le scuole partecipanti e tanto entusiasmo con decine e decine di bambini. Un grazie immenso va a tutta l'organizzazione, la Straquasar, una manifestazione veramente fantastica. Abbiamo fatto con i bambini una passeggiata di 3 km, veramente in spirito di amicizia e di bellezza. Un solo richiamo, vedete quante bottiglie ho in mano? Sono state raccolte per strada, quindi quando passeggiamo e troviamo delle cose, prendiamole e buttiamole via. Se lo facciamo tutti, ci sono delle strade pulite e delle cose bellissime. Una manifestazione che punta a divenire una delle vetrine del territorio e non a caso è stata già fissata la data della quarta edizione della Straquasar, che si disputerà l'8 novembre 2020.